Martedì 7 giugno, sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo da voi. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Sempre su Svegliati Avvocatura, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, come regia Ornella Sar. Oggi una portata smart. L'amministratore di condominio non può chiedere le quote ordinarie al coniuge assegnatario della casa coniugale. Ne parliamo con il collega Roberto Rizzo. Scopri le nuove masterclass on demand. Migliora le tue competenze. Investi nella tua professionalità. Su FAAD inizia la nostra collaborazione con il professor avvocato Alessandro Del Ninno, esperto riconosciuto in materia di privacy e nuove tecnologie. Concorsi avanzati su intelligenza artificiale, privacy in azienda, le nuove regole sui cookie, privacy e lavoratori, data protection in ambito bancario e molto altro. Consulta il nostro catalogo su www.radio2c.it. Buongiorno all'amico e collega Roberto Rizzo. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti gli amici. Roberto, oggi parliamo sì di condominio, ma ne parliamo sotto un aspetto molto importante, sotto l'aspetto del diritto di famiglia. Parleremo di quote condominiali, coniuge assegnatario dell'immobile e possibilità che l'amministratore le richieda o all'uno o all'altro. Esattamente, esattamente, sì, un caso un po' particolare dove nel quale la fattispecie condominiale ci serve, come dire, da trampolino di lancio per poi affrontare una questione un po' più complessa. Andremo a indagare in effettivo poi la posizione giuridica del codice del coniuge assegnatario nel caso di separazione dei coniugi. La vicenda è molto semplice in sé. Separazione di coniugi, la casa familiare, la ex casa coniugale viene affidata dalla moglie, che nel caso di specie aveva evidentemente anche dei figli minori, e il quote condominio di scaduto, il giudice di pace, il condominio ricorre al giudice di pace di Tutignano, e il giudice di pace di Tutignano ingiunge al coniuge assegnatario il pagamento delle quote condominiali. La signora spiega opposizione, evidentemente lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva. L'opposizione viene, dico io stranamente, rigettata. Quindi c'è appello in tribunale, dove evidentemente quindi la sentenza viene ribaltata, però il condominio ricorre in Cassazione. La Cassazione finalmente, con l'ordinanza 16613 del 23 maggio 2022, riconosce la posizione giuridica diciamo degna di tutela della signora, riconoscendo appunto il difetto di legittimazione passiva, così come del resto la stessa aveva sostenuto sin dal primo grado di giudizio, affermando che l'amministratore di condominio ha azione diretta per riscuotere le quote condominiali scadute e non pagate, non nei confronti del coniuge assegnatario, ma evidentemente nei confronti del proprietario, indipendentemente dal fatto che questi occupi o meno l'appartamento che costituiva l'ex casa coniugale. Questa sentenza, in effetti, come dicevamo in apertura di intervista, è importante soprattutto perché ci consente di esaminare, la Cassazione esamina, fa una piccola ricostruzione di quelle che sono le tre teorie che si sono susseguite nel tempo, fino ad arrivare a quella poi riconosciuta come diciamo degna, meritevole di tutela con questa pronuncia, riguardo proprio quella che è la posizione giuridica del coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale nell'ipotesi come questa di separazione. Prima teoria, la posizione del coniuge assegnatario è configurabile come un diritto reale, o come dice uno, ius re aliena. Ora, la migliore dottrina ha escluso questa teoria, perché il provvedimento che regola i rapporti tra i coniugi di natura patrimoniale non è istitutivo di un diritto assoluto, cioè è un provvedimento che viene reso, come si suol dire, sic stantibus rebus, cioè sulla base dello stato dei fatti, ed è evidentemente modificabile. Questa sua
modificabilità al variare di determinate condizioni, diciamo al raggiungimento della sufficienza, dell'autosufficienza economica dei figli, per esempio, ma si concilia con quella che è la natura presuntivamente reale, quindi con il carattere di stabilità che è proprio dei diritti reali. Quindi certamente, dice questa dottrina, non si tratta di un provvedimento che istituisce un diritto reale. Si tratta forse, altra teoria, di un diritto assimilabile a quello del comodatario? Anche in questo caso la risposta sembra essere negativa. Sembra essere negativa perché? Perché il comodato è un istituto che è caratterizzato dall'assoluta gratuità. Nel caso di specie, evidentemente, anche nel caso di assegnazione della casa familiare non vi è la corresponsione di un canone di locazione, però il provvedimento di assegnazione dell'ex casa coniugale, sebbene, come dicevamo, non implicante la corresponsione del canone, in realtà non è squisitamente gratuito, ma ha un contenuto che è suscettibile in realtà di valutazione economica, perché il provvedimento con il quale vengono definiti i rapporti patrimoniali dei coniugi è appunto avente contenuto patrimoniale, quindi non può considerarsi ex se come meramente astrattamente gratuito. Quindi sembra, come sostiene in questa pronuncia la Corte di Cassazione, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del coniuge, che si possa configurare il diritto del coniuge assegnatario come un diritto personale di godimento sui generis, cosiddetto speciale, che in quanto tale è inopponibile al condominio e non legittima l'azione diretta del creditore. In poche parole, afferma la Cassazione in questo dinanzi, il provvedimento che nell'assegnare la casa coniugale all'ex moglie va a disciplinare tutti i rapporti di natura patrimoniale tra i coniugi, ha un'efficacia meramente interna, tanto che non legittima nemmeno l'azione di regresso ex ultimo comma dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, e in quanto tale impone all'amministratore di condominio di agire sempre e soltanto in via diretta nei confronti del proprietario. E in effetti questa, a ben guardare, Angelo, e concludiamo, ci avviamo alla conclusione, una situazione che mutatis mutandis possiamo richiamare, o meglio richiama, altre due questioni che sono molto discusse e molto dibattute in giurisprudenza, un po' quella del condominio apparente, no? Il condominio apparente, proprio, questa situazione proprio viene anzi richiamata espressamente in sentenza, cioè il coniuge assegnatario sembra essere appunto il condominio apparente, cioè colui che pur non essendo, rivestendo formalmente la qualità di proprietario, in realtà sostanzialmente sembra atteggiarsi come tale perché gode dei servizi erogati dal condominio, ed evidentemente la Cassazione, anche se sono unite già nel 2002, diceva che il condominio non conosce il condominio apparente. La legittimazione tramite l'azione diretta, la legittimazione passiva esattamente, così come e veramente chiudiamo, è lo stesso discorso della locazione. Anche in questo caso i rapporti, come sappiamo, interni alle parti sono inopponibili nei confronti dell'ente di gestione. Quindi io condominio, nel caso specifico e in tutte queste ipotesi che abbiamo richiamato, azione diretta esclusivamente nei confronti del proprietario. Dopodiché sarà una questione interna per la quale quindi chi paga andrà ad agire per ottenere il ristoro dovuto nei confronti dell'effettivo proprietario. Questo è il principio enunciato da questa sentenza della Corte Cassazione, che è stata interessante perché ha fatto una ricognizione di tutti questi istituti che, sia pur velocemente, evidentemente, per tempi che abbiamo dovuto affrontare con grande piacere. Bene, grazie come al solito della piacevole chiacchierata, Roberto, e una buona giornata. Grazie a tutti gli amici di Slow, un abbraccio, buon lavoro. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questa intervista oggi si chiude qui il nostro programma. A risentirci nei prossimi giorni, per tutti su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.